Allora, Allora, 10 giorni. 10 giorni. Giorgia, come Sta bene, tutto a posto. Mi sopporta, quindi ancora ci sta pure ottimo. lei. Sì. No, bene, 10 giorni, sono contento. Alla fine ricaricheremo sotto gara. Probabilmente faremo 2 giorni pieni di ricarica, non so spingendo quanto. E vedremo, però veramente ogni giorno ci sono quel piccolo dettaglio in più, la situazione migliora, quindi siamo molto contenti. Finora Stefano si è mantenuto sul regime classico, ha ridotto, 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 oppure rialza ogni tanto? No, vero, è andato molto più sulla classica. Perché fondamentalmente dalle ultime gare che abbiamo visto, i classic li vogliono spellati, cioè li vogliono veramente senza pelle, cosa che io non sono molto d'accordo. Però, insomma, ci adeguiamo e vediamo un pochetto. Non capito, non capito. Non è molto classico quello là di Lucca, in effetti. Anzi, per Esatto, definizione, esatto. non voglio dire ritenzione idrica perché quella no, però una rotondità muscolare un po' più Bravo. mascolare, meno vascolarizzazione. Se lo fai classica, falla classica. Esatto. Comunque, No, li vogliono strappati come builder, cioè fondamentalmente quello. vabbè. In pratica, ti voglio un builder più piccolo. Sì, fondamentalmente sì, un builder con limite di peso, quindi stile un po' più classic, linea un po' più classica appunto, però di base è quello. Stiamo a vedere, però. Una volta negli anni 80 c'erano già le piccole taglie, medie taglie, alte taglie. Esatto. Quello automaticamente riportava l'HP in qualche maniera. Esatto. Beh, era diverso, era anche perché se vedi adesso ci sono dei passaggi, cioè il classic passa facilmente ai 2.12. I Sì. 2.12 passano, cioè se metti un 2.12 e un builder, fondamentalmente la differenza è troppo piccola. Guarda, un Flex Lewis potrebbe gareggiare open, molti 2.12 potrebbero gareggiare tranquillamente open. Fanno i 2.12 per una questione di peso, perché ci riescono a rientrare per l'altezza, però di base Per opportunità, magari riescono a piazzarsi meglio. Secondo me sì, il confine è troppo piccolo, perché prima mi sembra che erano 2.6. E c'è stato. Allora, la 212 è nata come 202 a un certo punto, 202. poi è diventata che sono 202, sono 101, 10, 91 kg circa. Poi Sì. diventa la 212 e si è assestata lì. Secondo me 2.2 è più sensato. Beh, crea una maggiore divisione rispetto alla categoria Open e di conseguenza il fisico è più Bravo. esclusivo della categoria, invece essere un Bravo. ibrido che potrebbe essere qualsiasi cosa e non diventa niente. Bravissimo, bravissimo. Cosa contratto. Però vabbè, questo è, stiamo un po' a vedere. Senti, allora io ho raccolto un po' di domande, ce ne sono diverse interessanti, ok? Come al Dopo solito. che ci è andato discretamente anche l'altro, ancora una volta ringrazio chiunque abbia scritto due buone parole nei commenti. Io, come sempre, lo sai. Assolutamente sì, lo Mi apprezzano. sono Tu non onorato, non ci riesco. credi, ma continua a dirtelo, lo apprezzano veramente, veramente tanto, quindi. Meglio così. Allora, la cosa che mi stanno chiedendo, tra parentesi, in molti, è quello. Qua dobbiamo metterci io e te con un lavoro anche di traduzione, quello di portare magari qualche tecnico estero. E c'è il problema della lingua, perché lo vogliono, vogliono i podcast con i tecnici esteri sottotitolati, fondamentalmente. Quindi. È pure comprensibile perché se uno non parla l'inglese. Assolutamente, assolutamente. Il discorso è che è lunga sottotitolare. Quindi stavo pensando se riusciamo a trovare una persona che, anzi, se qualcuno sa fare questo gioco, ce lo faccia sapere nei commenti o scriva su info@ranecoaching.it, qualcuno che faccia i subs, quindi i sottotitoli, e magari anche la timescale con tutte le cose che affrontiamo, che si prenda briga di fare tutte queste cose. Magari noi diamo un file con tutta la traduzione e poi viene applicata. Perché No, 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 non no, dobbiamo no, una fare persona che un traduce. No, no, una persona che po'. Ah, tu traduce. vuoi qualcuno che Sì, faccia sì, sì, tutto il sì. lavoro, Noi ho capito. registriamo, mandiamo, ci mettono i subs e via. Esce Ho capito, ho capito. Chi bene. vorrebbe essere il primo ospite per te? Allora, guarda, io c'ho Qualcuno? tante persone che vorrei far venire con cui avevo parlato. Sicuramente te ne butto tanti. Possiamo far venire Dottor Di Mart, affrontare alcune altre tematiche con lui. Scott Stevenson, possiamo chiedere a Patrick, però lui parla anche italiano, quindi non sarebbe un problema. James Holinshed, Jamie Joel, The Giant, che Quello viene conosco. sicuro, quello è proprio Sì, Jamie ragazzo, Joel è ragazzo d'oro, fantastico. diventa un grande. E a dismisura, ce ne sono veramente tantissimi che potremmo far venire. Anche cosa, Scott Titan e AM Muscle, i due scozzesi. Sì, AMS Muscle, lui è Andy Scott, Andy e invece Scott. Titan è Jordan, si chiama. Sì,
E loro due sono interessanti. L'unica Ma hai visto che preoccupazione. è diventato quel ragazzo, Jordan? Fantastico, fantastico, fantastico Ma lo veramente. fa molto bene. Quel ragazzo ha preso, sono 250 libbre. Sì. Ma Quello è adesso ci ho un già parlato. multiprofessionista e ha una qualità Sì. muscolare impressionante. Guarda, Adesso mi ricordo. ci ho già parlato. Lui è molto in gamba. Si è reso disponibile per i podcast. E ci vediamo all'Arnold. Quindi, perché pure lui gareggia all'Arnold. Quindi ci vedremo là. Contro? No, per fortuna no. Assolutamente. Però Andy Scott aveva messo delle foto classic in pose classic. Ho detto: questo che cazzo vuole? The Road to Arnold. Ho detto: non puoi essere classic. Comunque, no, vabbè, tante persone sono sicuro che sarebbero contenuti super interessanti. Almeno apriamo un po' di più. Sono anche due bravi trainer loro, tra l'altro. Sono molto bravi. C'hanno AMS, c'ha Andy Scott, c'ha un sacco di ragazzi con il plasma, Sì, tanti, sì, tanti, sì, sì, tanti. sì. L'unica cosa che mi preoccupa loro è che hanno l'accento scozzese, quindi a me fregano. Te Vabbè, magari quello sei un ci po' sto più io. abituato, esatto. Quello ci sto io, te lo dico. Che poi, tra l'altro, Andy Scott, qui di Glasgow, l'accento è duro e me lo capisco perché ci sto da 11 anni. Jordan, invece, è di Aberdeen, che è proprio più a nord. E Capirai. quella è difficile anche per me, veramente adesso, Esatto. nonostante gli 11 anni, quella è ancora difficile per Sì. me. Però, beh, alla fine lo capisci, non è che. Sì. Allora, prendendo un po' le domande, allora, sono interessanti. Allora, una molto interessante di Andrea Mazzoli, che come al solito è molto molto sottile in gamba, che chiede se tu, o in generale noi, abbiamo notato un comune denominatore tra tutti gli intervistati per il documentario. Quindi tutte le persone, apriamo un po' di più, seminari, persone da cui siamo stati, esperienze in generale dei top trainer, eccetera, i comune denominatori. Quali sono? Okay. Allora, sì, li ho notati e purtroppo molto spesso non sono positivi. Una cosa comune che ho notato è quelli veramente grandi, nel senso come Patrick, Patrick è un grande della. Sono molto più chiari, sono molto meno preoccupati di far sembrare quanto sono bravi e quindi di inondare l'intervistatore o comunque sia l'interlocutore con una quantità di informazioni magari importanti, ma irrilevanti nei contesti dell'informazione, e quindi riesce ad avere una intervista molto più umana, molto più uno a uno, ed è meno una lezione ex cattedra in cui tu improvvisamente ti ritrovi catapultato. Io quello che ho notato nel mio lavoro di intervistatore, negli anni di raccolta di informazioni e quant'altro, è sempre stata questa cosa. Chi è veramente un grande nella disciplina tende a darti una sensazione di aver capito qualche cosa in più alla fine dell'intervista. Ci sono altri che sono grandi nel senso tecnico, cioè sanno le cose, senza alcun dubbio, ma ogni singola parola che esce dalla loro bocca sembra essere un continuo reminder su guarda quanto sono bravo io e guarda quanto poco sai tu. E alla fine della fiera non ti porti a casa niente. Alla fine della fiera l'unica cosa che ti porti a casa è un ok, tu sai quello che stai facendo, io non sono riuscito a prendere niente di applicativo e pratico al riguardo. E a questo esempio confermo io non sono sponsorizzato Yamamoto né da nessuno, però in questo caso devo dirlo Yamamoto perché è esattamente con la Yamamoto il video. C'è un video appunto della Yamamoto in cui c'è Patrick Tour, in cui Patrick si è messo a disposizione per spiegare i concetti fondamentali della sua off-season. Non ricordo su quale pagina se lo trova, ma penso si trovi anche su YouTube, e si intitola Ottimizzare la massa muscolare. In questo video di circa 45-50 minuti, praticamente Patrick mette a gratis tutto quello che è i primi 40-50 minuti dei suoi seminari, in cui spiega la relazione tra i macro e i micronutrienti, in cui spiega l'importanza dei carboidrati, in cui spiega l'importanza delle proteine, ma perché vanno ridotte, in cui spiega perché non aggiungere grassi, ma solo grassi essenziali. Insomma, dà una disamina abbastanza precisa di quello che è il suo lavoro, lo fa completamente a gratis, lo fa in maniera estremamente chiara. Chiunque può prendere carta e penna, sentire quell'intervista, trovare un sacco di informazioni interessanti, e a cominciare se uno poi ha una mentalità scientifica, cioè
in cui isoli le variabili e le modifichi una alla volta, perché questa è la mentalità scientifica, nient'altro, osservazione del fenomeno, teoria, anzi, ipotesi, teoria. E può applicare ognuna di queste tecniche nella sua off-season. E È questo questo. video? Scusami, Andre. Si intitola No, questa no. era su un video vecchio dell'anno scorso, non lo trovi così, e si intitola Ottimizzare la massa muscolare, oppure la performance Ok. muscolare. Ottimizzare la crescita muscolare. Così lo faccio vedere. Forse. Ah, Net, della Net. Ah, è della NET, allora ho sbagliato, non è della Eccolo, Yamamoto. aia. Adesso Ai ai ai, vabbè. aspetta, è perché l'anno scorso infatti stava con la Net. Comunque sì, è Stava questo con la qua, netta. Net integratore, ottimizzare la crescita muscolare. Ok, a posto. Sono ufficialmente Va cacciato dalla Yamamoto per colpa tua. Sì. bene. Resta il fatto che però ho fatto un sacco di interviste con Gabriele e altri qui. Vero, E, vero, vero, su Instagram. ad ogni modo, sono sicuro che ne farà altri perché io e Patrick è uno che non si tira indietro di fronte alle necessità della disciplina. E questo è un video utilissimo e tu lo vedi fare da lui. Poi, che altro? Non si tira indietro non si tira indietro sulle domande più scomode, che ovviamente nel bodybuilding, quando si intende domande più scomode, si parla di farmaci, perché quello è. Certo. Non trovi quella fastidiosa retorica del hai a che fare con personalità che ti parlano di ogni singola morte, vita, morte e miracoli per quanto riguarda la dieta, per quanto riguarda l'allenamento, e poi quando si tratta di farmaci si disperdono con cose irrilevanti, Esatto. non lo trovi. E fondamentalmente finisci l'intervista o finisci come dire, l'acquisizione dell'intervista, che sei arricchito in qualche cosa, Sì. che sei arricchito. Naturalmente non voglio fare nomi perché non starebbe bene, ma nelle altre interviste che ho fatto ci sono almeno due nomi che si sono dimostrati essere sicuramente preparati dal punto di vista pratico, quello non è indicabile, ma ogni singola parola era un costante divisivo effetto fra noi e gli altri, io e tutti, il passato e il presente, i bravi e i cattivi, i sommersi Sì. e i salvati, se uno volesse fare riferimenti più corti, ma è un costante lavoro ai fianchi di divisione all'interno della disciplina che non porta da nessuna parte, assolutamente Certo. da nessuna parte. Aperta e chiusa parentesi, molto, molto spesso quelli grandi tendono ad essere anche molto generosi. A me, illustre sconosciuto, sono andato nella sua palestra in Svizzera, Patrick non soltanto mi ha fatto un'intervista di 2 ore senza chiedere niente in cambio, gli ho derubato 10 caffè perché avevo la macchinetta per il caffè buonissima e gliel'ho chiesto in continuazione, va bene. Mi aveva persino detto fra poco viene Nicolà, perché all'epoca Nicolà era Sì. l'apice della forma, il ragazzo era spaventoso. Viene ad allenarsi, vuoi fare un video di allenamento con lui, stai qui? E io però purtroppo non potevo, stavo con i tempi stretti della ripartenza e tutto il resto, ho dovuto dire di no. Però per dire, concettualmente era andato a pensare una cosa del genere. Certo. E quindi ecco, Guarda, questa è sì, io la la cosa cosa che qua. noto è che tendenzialmente i migliori preparatori non si può dire, non ti danno e non cercano di avanzare il Santo Graal, il segreto di Fatima, capito? No, È no, quello il certo. discorso. Cioè, alla fine poi vedi quanto basilare siano alcuni concetti. Cioè, hanno un metodo, hanno un concetto, hanno le idee, eccetera, però vedi quanto alla fine la cosa che portano avanti è cioè, la cosa più importante è fare le cose con costanza, lavorare in questo senso con costanza. Cioè, il vero Santo Graal non è tanto il metodo che ti do, quanto quei due o tre concetti in cui io credo, che però la cosa importante è che siano ripetuti con costanza, tipo progressive overload, stai là, battici per anni, anni e anni e alla fine cresci. Tour, infatti, Patrick fa progressive overload, poi lavori sulla densità e là, Certo. battici sull'allenamento, eccetera, non cheatare, stai diligente con l'alimentazione e pian piano, cioè, capito? Mentre invece trovi molte persone che arrivano
e dicono: ah no, perché tipo con la rivoluzione del buffer in realtà si cresce con il non lo so, col power building, non devi arrivare a cedimento, non devi sentire così, devi prendere questi parametri in allenamento tecnici, devi fare questa tipo di cosa, poi se sei ginoide, se sei in fiammata, poi c'è questo indice di stress di qua di là, tutte cose super complicate, e poi alla fine, come dici te, non trovi nulla, cioè vai a capire in realtà quando intervisti tante persone, tanti tecnici di successo, come il bodybuilding sia, ci siano tante sfumature, ci siano tanti approcci, devi trovare il tuo, devi periodizzare sicuramente nel tempo, però alla base di tutto c'è la costanza per fare una cosa per tot tempo e crescere pian piano. Cioè, il tuo comportamento attivo è la vera determinante del successo, non è tanto all'atto pratico quello che hai scritto sulla scheda, il programma che utilizzi, eccetera, è proprio il tuo comportamento attivo di andare in palestra e fare il massimo. Poi l'altra cosa in comune che io vedo dei migliori tecnici, mi spiace, ma io qua ci batto sempre la cosa, è che hanno come base il concetto di intensità di allenamento. Cioè, l'allenamento nel bodybuilding è intenso. L'effort è alto. Cioè, io non ho mai visto un tecnico che ti dice no perché ti devi risparmiare, no perché devi lasciare reps in tank. Cioè, magari te lo dicono nell'ottica di toccare il cedimento all'ultimo set, nell'ottica di intensificare successivamente, eccetera, ma non ci sarà mai qualcuno che ti dice no perché intenso vuol dire troppo. Il troppo generalmente non esiste, o meglio, ultimamente ci si sta orientando sul troppo volume, che si è visto essere quello che impatta di più sul recupero. Però tanti infatti denunciano questo concetto che, ma gli stessi Jeff Nippard, gli stessi evidence-based guy denunciano il fatto Il che, sì, ma colloquio pure con loro denunciano il fatto, dice, ok ragazzi, ce ne siamo usciti dicendo che il volume è la cosa più importante, però occhio perché anche noi forse abbiamo cagato fuori dal vaso, nel senso è la cosa più importante, però se è fatto di qualità, qua la situazione sta sfuggendo di mano. Comunque queste sono un proposito di po'. questo volume, per cui scusami se tu Vai, vai. praticamente tutti sanno Brad Schoenfield is comincia a parlare in inglese. È l'emblema dell'allenamento di volume. C'è un video di allenamento dove lui letteralmente si allena con John Meadows, con il fu John Meadows, e fa un esercizio di lat machine. E purtroppo non ricordo il nome del video, invito Sì. chiunque a trovarlo. E mi dispiace dirlo perché in fondo io sono Mister Nessuno, lui è Brad Schoenfield, uno dovrebbe portare rispetto. Però io posso portare rispetto intellettuale, ma siccome mi alleno da 20 anni, Vediamo se lo trovo, intanto. rispetto dal punto di vista atletico, quello forse siamo un po' più alla pari. Quella storia è talmente patetica sia in termini di peso che in termini di intensità, che in termini di percezione della meccanica muscolare, si vede lontano un chilometro, che quando la vedi e tu capisci perché gli servono 45 serie per gruppo. Cioè, quando vedi Esatto. quella serie, ti domandi se 45 serie non siano fin troppo poche. Esatto, Perché esattamente. è veramente qualsiasi stimolazione possa esserci stata con quella serie è veramente limitata. Voglio essere più che gentile. E ti Aspetta che. vedo la tua faccia in cui lui ha già perso la serie, lui è già arrivato al cedimento alla prima ripetizione. E c'è persino John Meadows, che chiunque conosce la persona su internet, forse Sai che. questo. Io credo sia questa, sì. È francamente il modo in cui la porta, il modo in cui la segue è francamente Ma patetico. questo è, ci hanno fatto diversi video insieme, ma questo è veramente forse la parte più decente, perché se tu vedi il resto del video non c'è proprio. È tremendo. E io l'ho visto allenarsi al Cavaliere Nero quando è. Niente. Questa era la serie. Sì, era la Se tu serie. fai quella serie, non ho alcun dubbio che 45 serie, tra Ma per virgolette, siano forza! Ma io l'ho visto allenare al Cavaliere Nero e ti no, dico che è ancora più indecente quando si allena privatamente. Cioè, è veramente indecente. Però vabbè, non vogliamo. Però sì, il concetto è quello, che se vai a togliere da una parte, logicamente il volume. Ma infatti tutti gli studi fatti sono su persone che si allenano così. Cioè, nel senso, prendi un campione di atleti, che è gente che si allena 2 anni, al college a cazzeggiare sostanzialmente, quella è la definizione di atleti. Gli fai un protocollo basso volume, alto volume, vedi che migliorano più quelli con alto volume. Sì, ma se si allenano così, grazie, cioè da qualche parte devi dare lo stimolo. Questi non danno stimolo, almeno gli faccio fare un po' di più. Comunque, allora, al di là di questo, allora, domanda molto interessante, che sicuramente te, avendo famiglia, puoi rispondere scusami, a. volevo Dimmi. chiudere il discorso lì, un'altra Sì, cosa. sì, sì.
Credo che il motivo per cui i grandi sono molto più ben disposti a dare, non dico informazioni definitive, perché non esiste la risposta definitiva, ma perlomeno risposte applicabili, sia perché loro non hanno uno status mistico da mantenere. Sì. Possono permettersi di dare un suggerimento che può rivelare, non hanno paura di affrontare il concetto che un suggerimento, essendo generico, può andare bene a 7 persone su 10, 8 su 10, ma ci sarà qualcuno che non è d'accordo, ci sarà qualcuno su cui non funziona. Viceversa, ci sono molte personalità, e questo purtroppo per quello che ho potuto verificare, ce ne sono molte in Italia. Te lo ripeto, forse perché noi siamo un po' più il popolo dell'arzigogolo intellettuale, nel bene e nel male, insomma, abbiamo pure la storia intellettuale che molti altri popoli non hanno, quindi difficile remare contro questo concetto. Però per dire, si sono messi in questa torre d'avorio intellettuale, tale per cui se si azzardano a dire qualche cosa di un po' più definitivo, e anche soltanto una persona o due non funziona, scoprono che non funziona quello che dicono, il loro castello di carte crolla. Perché loro hanno bisogno di mantenere un certo essere al di là del bene e del male, al di sopra di ogni sospetto, al di là di ogni possibile umana colpa ed errore, per cui devono sempre, sempre utilizzare una qualche variazione dell'ormai famigerata dipende ad ogni domanda, ad ogni risposta. E leggo di persone che parlano dei libri di Vittori per quanto riguarda la preparazione atletica, di ragazzi di 18 anni che devono andare al mare, Vittori, in Mennea, per la preparazione atletica di un ragazzo di 18 anni che vuole essere bello per andare al mare, è a mio avviso l'equivalente di voler chiamare Thanos perché hai un bulletto a scuola che ti ruba la merenda. Esatto, che non è sbagliato, cioè nel senso, Questo è perlomeno. allora, quello che facciamo resistance training, cioè nel senso solleviamo resistenze col nostro corpo, quindi capire la biomeccanica che serve è fondamentale, però anche là ci deve essere una gradazione, no? Di quello che vai a fare, di quello che vai a dire, cioè al ragazzetto di 18 anni insegnali innanzitutto ad essere costante, per l'appunto in palestra, a fare le cose Ma io non basilari e dico tutto. quello. Io ragazzetto di 18 anni insegno in maniera tale che la prima cosa è che si diverta. Perché se ti diverti, Soprattutto. lo fai per più tempo. Sì. Se ti diverti, abbiamo risolto il problema della frequenza, cioè vieni in palestra tutte le volte che puoi. Se ti diverti, abbiamo risolto il problema della fiducia nell'istruttore, sai che hai a che fare con una persona che capisce le tue necessità. E se ti diverti, abbiamo risolto la fiducia, abbiamo risolto in qualche maniera il problema del dover andare a cercare informazioni ogni singolo giorno su internet, perché altrimenti hai paura di non ottenere qualche cosa. Quello è un problema, esatto. Quindi, semplicemente trovando qualcosa che ti diverte, tu stai un pezzo avanti rispetto a chiunque altro. Ed era il motivo per cui negli anni 80, negli anni 90, quando poi ho cominciato ad allenarmi, quelli che si allenavano nei garage, io ho cominciato con la home gym e sono stato in home gym per decenni. Avevo tirato su pezzi qua e là perché avevo scoperto che chiunque nel mio paese aveva cominciato e aveva mollato. E quindi se chiedevo pezzi in giro, non solo me li davano, ma me li davano gratis, perché erano lì contenti che gli liberavo il garage. Certo. Quindi in qualche maniera, niente, avevo in qualche maniera, empiricamente, in maniera del tutto aneddotica, ma comunque sia, non per questo meno reale, avevo scoperto che semplicemente allenandomi a casa, gestendo le cose a modo mio, i risultati venivano meglio e prima. Non vivevo questo costante senso di dover guardare, cercare, confrontare, potevo concentrarmi su me stesso, qualunque cosa questo significasse all'epoca un ragazzo di 18 anni. Certamente Certo. oggi avrebbe più valore, perché ne ho 40, ma il concetto assolutamente rimane. Certo. Quindi anche questa era un'altra cosa con cui volevo concludere. Fantastico, fantastico. Senti, ascolta, e conciliare la vita del bodybuilder con gli altri aspetti della vita. Bisognerebbe chiederlo a un bodybuilder. No, però te che lo fai è interessante perché c'hai famiglia, c'hai una fantastica bambina, quindi Io ci provo. lavoro che non No, è lavoro né in palestra né come atleta né come social, quindi panoramica, insomma, perché è una cosa che chiedono di frequente. se volete fare del bodybuilding una professione o qualche cosa che vi faccia guadagnare soldi, non fate figli. Sinceramente, non fate Fateli figli. dopo al 100K su Instagram. Fateli dopo. Se volete essere bravi genitori, non fate figli. Se volete essere semplicemente genitori nominali, in questo caso padre, nominale,
Allora potete tranquillamente fare i figli perché la madre si farà il culo quadrato il 90% delle volte. Ma se invece volete essere presenti, non fate i figli. Perché i bambini sono agenti del caos, e non lo dico in maniera negativa, lo dico come realtà oggettiva. È un caos fondamentale per la loro crescita, hanno bisogno di provare, sperimentare, sbagliare. Come genitori voi pulirete tutto quanto quello che loro sporcheranno e sbaglieranno nell'utilizzare, e questo porta via tempo, porta via energie. Dal punto di vista pratico, in Italia è forse più difficile perché in Italia abbiamo meno palestre aperte 24 ore su 24. Qui ce ne sono di più e quello aiuterebbe. Io, per esempio, ho una palestra discretamente attrezzata, non io, nel senso la palestra dove vado, magari ce l'avessi la palestra mia, che è vicino a casa mia ed è 24 Apriamola. ore su 24. Non è vero, Scendi a lo vivere in Inghilterra, apriamola. so. Ah, ma lo sai, quello sta per succedere in un modo o nell'altro, quindi non è. Ragioniamoci, ragioniamoci. Poi ne Magari. parliamo offline, comunque. Magari. Per me è molto comodo andarmi ad allenare verso le, diciamo, mi sveglio alle 4:30 della mattina, alle 5, per le 5:30, 6 al massimo, sto in palestra. Questo naturalmente richiede un periodo di adattamento, quindi chiunque dovesse trovarsi in questa situazione sappia benissimo che i primi mesi i carichi non saranno gli stessi, perché il corpo alle 6 della mattina non è il corpo all'una. Il corpo senza niente, senza cibo, aver mangiato niente e con il sistema nervoso perfettamente acceso e funzionante, non è la stessa cosa del corpo con il sistema nervoso perfettamente attivo e con del cibo nel corpo, già da un po', quindi anche quello è una cosa. C'è la necessità di inconciliabile di dover perdere più tempo per un riscaldamento che però porta via dall'allenamento. E tu ti alleni alle 6 della mattina perché non hai molto tempo a disposizione. Quindi devi cercare di trovare una soluzione per questa inconciliabilità. Perdere più tempo per qualcosa, per poi averne di meno per quello che è il tuo vero scopo, cioè l'allenamento. La cosa positiva è che ti obbliga ad avere, se riesci ad approcciarti nella giusta mentalità, un maggior, interesse verso quello che è appunto l'effort. Perché sei obbligato, sai di essere obbligato a dover dare tutto in breve, riduci, e questo mi è successo automaticamente nel corso del tempo, non è stato frutto di un qualche processo di studio, di qualche studio letto e applicato, semplicemente mi ero reso conto che dal punto di vista personale, riuscire a fare tutto in 10 serie era meglio che in 12. E allora a quel punto entri nell'ottica, vediamo se riesco a cercare di fare tutto ancora meglio in 8 serie. E poi magari in 6 serie. C'è un numero sotto il quale poi, in base alla predisposizione genetica di chiunque, non puoi scendere. Per quanto ci provi, io non sarò mai Mac Mensa. Io non riesco ad avere quella, puntare la pistola alla testa, per cui io in 4 serie riesco a portare comunque tutto. Quello è il mio limite. In alcuni casi è strutturale, perché magari le articolazioni non reggono, in altri casi è mentale, perché magari ho paura di farmi male. Esiste come cosa. Questa è la grossa differenza tra un atleta professionista e un amatore. L'amatore non riesce a mettere tutto sulla linea come fa il professionista. Il professionista sì, per definizione. Quindi in questo senso in realtà l'avvento di Ginevra per me è stato un buon modo per rivalutare l'importanza dell'effort sul volume, quindi ci sono arrivato per motivi completamente diversi, ma non di meno è stato questo il... che altro può essere stato utile? L'integrazione per i workout si è dimostrata utile, quello sicuramente sì. Si è dimostrato come un modo per aggiungere calorie di qualità in un certo contesto che prima altrimenti era perduto. E poi ragazzi, che altro? Mettete in previsione l'idea, come ho detto, che c'è un certo margine di caos e di non specificità in tutto quello che fate. Mettetevi nelle mani di un buon trainer che conosce il valore del cibo, perché per esempio una sciocchezza, io ero abituato a mangiare ogni 8 ore, non erano mai ogni 3 ore, e quello no, ma ogni 4 ore magari i miei pasti me li dovevo fare. Mi sono ritrovato a dover fare fondamentalmente pranzo e cena con la mia famiglia. Noi in famiglia non eravamo mai stati particolarmente concentrati all'idea di dover mangiare per forza tutti insieme, però poi quando tua figlia ti guarda e ti fa papà, non mangi con noi? Non mangi con noi una volta, due, tre, dici sì amore, papà mangia con voi. Ecco qui che capisci che tu la cena la devi fare con la famiglia.
E quindi questo comporta che devi imparare ad accettare che ci saranno meno pasti durante la giornata, dovrai dilazionarli in maniera maggiore, dai ancora più valore alla qualità del cibo, visto che in quel momento lo stai portando con la famiglia. Perciò in qualche maniera c'è una specie di ritorno al passato, quando il bodybuilding diventa una parte della tua vita e non tutta la tua vita, cosa che invece quando sei solo te, o comunque sia, magari sei solo te in quel momento. E non solo, sei solo te in quel momento con delle amicizie per le quali il bodybuilding è l'unica cosa della loro vita, quindi sei anche circondato da un contesto utile e induttivo verso il bodybuilding, in cui invece il bodybuilding è semplicemente una delle tante cose. Nel mio caso, per esempio, quando sono al lavoro, a Birmingham o a Manchester o a Cardiff, adesso stiamo lì anche, i dottori con cui lavoro sanno benissimo la mia passione per il bodybuilding e qualche volta mi capita che mi dicono vatti a fare il tuo pasto, ritardiamo il paziente di 5 minuti. Io naturalmente le ringrazio moltissimo e lo faccio, ma è sempre conseguenza, anche in questo caso, di qualche cos'altro che ti permette di farlo. Persone come te, molto spesso si dice voi siete fortunati, non è questione di fortuna, perché Ludovico non è nato professionista, Ludovico la fortuna se l'è fatta. Ludovico ha fatto tutto quello che era necessario per far sì che adesso lui può girare la sua giornata intorno al bodybuilding. Io non sono stato bravo a fare questa cosa, quindi non è sfortuna, è stata non bravura. Le persone, e non c'è niente di male a dirlo, questo vale anche per chiunque ascolti, le persone che non sono state brave a trasformare il bodybuilding in un lavoro devono accettare il fatto di essere amatori. E amatori significa non ottimizzatori in qualche maniera, perché tutto viene intorno alle altre esigenze della vita. E di conseguenza i risultati non saranno mai ottimizzati. Quindi, se uno parte dal presupposto che è amatore, e qui per definizione non è un professionista, non può aspettarsi i risultati di un professionista. Quindi, in qualche maniera, scalare anche le aspettative, non scalare l'effort, non scalare la volontà di spingere, ma scalare la risposta finale, che inevitabilmente non potrà essere quella di una persona che dedica tutta la sua vita al risultato finale, al bodybuilding. Certo. No, guarda, è assolutamente interessante quello che dici e mi ci ritrovo, nel senso che vedo tante persone che magari hanno cioè, ovviamente seguendo tanti, tanti clienti diversi, tanti ragazzi non professionisti, vedo tanti scenari differenti, quindi da lavoro a turno a lavori che non ti permettono di pianificare niente, quindi non sai quante volte ti puoi allenare e tutto il resto, lavori un po' più precisi, lavori per cui stai più in giro, ti muovi, lavori in cui ti muovi di meno, eccetera, eccetera. Però vedo molte persone, e io questa è una cosa che tendo sempre a frenare, che si fissano per cercare di ottimizzare o vanno in ansia o cercano di strafare mettendo in secondo piano la propria vita, nel senso che se tu non campi di bodybuilding, non puoi comportarti come un bodybuilder professionista. Cioè, tu non puoi stare le ore in palestra prendendoti un sacco di tempo in più, non puoi inserire NEAT, cardio, questo e quest'altro. Se questo ti porta a trascurare il resto, che sia il tuo lavoro, che sia i tuoi studi, che siano le tue cose, cioè non sei un professionista e devi capire, devi fare una gerarchia di quello che hai nella vita. E questa secondo me è la cosa su cui si perdono molto, perché il bodybuilding di per sé, anche io quando parlo, il mio canale è dedicato all'ottimizzazione, quindi logicamente tutti i concetti che do servono per ottimizzare quello che facciamo, però bisogna capire che non sempre si può ottimizzare, ognuno di noi dovrebbe fare una scaletta delle priorità che ha nella propria vita, questa secondo me è una cosa molto molto importante, cioè Assolutamente. capirle. Allora, io quando vivevo da solo, di base ho iniziato a lavorare nel bodybuilding e di base la mia giornata con lo studio che mi permetteva di organizzarmi come volevo ruotava attorno al bodybuilding. Quindi pasti alle ore precise, integrazione, cioè tutto maniacale. Quando logicamente mi sono messo con Giorgia, pian piano, perché è stato un processo pian piano, mi sono accorto di quanto il mio rapporto venisse prima del bodybuilding e un sacco di paletti sono andati a cadere. Tante cose sono andate a cadere, da orari perfetti durante la giornata, perché comunque quando convivi con una persona i tuoi orari si vanno a mixare con l'altra, quindi si trova una routine di coppia, perché per fortuna anche Giorgia lavora nel bodybuilding, però di base se lei ha un appuntamento, se lei deve fare questo e quest'altro, ci si allena dopo, ci si allena prima, ci si organizza, eccetera. Quindi questi paletti, come quelli del il pasto libero, come quelli del il pasto in più durante la giornata, eccetera.
E devo dirti che, e questa è una cosa su cui farò un video, ho già accennato, quest'ultima preparazione che cosa è successo? Noi siamo, ti ringrazio per il non sei fortunato, perché questa è una cosa che mi hanno scritto e prima o poi me lo scrivono quasi in tutti i Q&A, prima o poi rispondo perché sta iniziando a farmi girare i coglioni. L'ultima volta mi hanno scritto, sei fortunato tu che ti alleni in una palestra del genere, ma non mi ricordo com'era la cosa, però era in senso, cioè, fa vedere tutte queste cose super tecniche, ma te, grazie al cazzo, sei fortunato perché ti lavori a questa cosa. E io gli volevo dire, allora zio, io durante il lockdown ho preso gatto, cane, macchina de merda che non sapevo se fosse arrivata durante una pandemia globale, ho accannato tutto nella città dove vivevo per trasferirmi a più di 2000 km di distanza in Inghilterra senza sapere che cazzo avevo trovato. Avevo affittato una casa pagandola in anticipo di un anno senza averla neanche vista perché non potevo viaggiare. Appena hanno tolto le barriere in Inghilterra, siamo venuti qua alla cieca per potermi, non per potermi allenare in quella palestra, però per diverse scelte del discorso, tra cui anche potermi allenare in questa palestra. Quindi la fortuna, sto cazzo, nel senso che sono cose che sono scelte che abbiamo fatto. Quindi di questo ti ringrazio perché molto Ma è la spesso. verità, perché quando dici sei fortunato, le persone non lo dicono per cattiveria nei tuoi confronti, le persone lo No, no, no. dicono per benignità nei propri, in altre parole, perché dicono fortunato, di conseguenza scaricano ogni responsabilità da loro Esatto. essere fortunati. Quindi It is what è it più is. semplice guardarti allo specchio e dire se non ottengo i risultati di Ludovico Lemmy o chi per lui è perché loro sono stati fortunati o no. No, Sì. lui è stato Come bravo. l'altra cosa, durante il lockdown mi hanno detto: tu sei fortunato a avere tutti gli attrezzi in un gym. Io ho detto: io non è che sono Come se fortunato. ti avessero Aspetta, regalato e gli non ho ti avessi detto: scritto una base sopra. a parte, gli ho detto, guardala in maniera diversa. Io campo con questo lavoro e il paese di merda in cui stavo non mi permetteva, come invece è successo in Inghilterra, di andare in palestra ad allenarmi, nonostante fosse il mio lavoro. Quindi per colpa di quel paese, io, che non avevo, cioè non c'avevo soldi che mi entravano, non c'avevo cose che mi entravano, cioè non c'avevo niente come alternativa se non quello di dovermi fare una palestra, perché che cacchio faccio? Sto 3 mesi senza allenarmi, è il mio cazzo di lavoro, devo preparare le gare, devo continuare. Tu invece sei fortunato perché puoi startene 3 mesi tranquillo e non succede niente. Ti alleni in casa, c'hai meno risultati, che succede? Te pagano meno al lavoro? No, comunque c'hai gli interventi statali che non so quali siano, che c'hai, gli interventi dell'azienda, eccetera, c'hai il tuo lavoro e fine. Quindi quello fortunato in questo scenario, dal mio punto di vista, al massimo sei te, che non hai dovuto spendere 10.000 euro in attrezzatura per continuare ad allenarti. Comunque, al di là di questo, il discorso di affitto di garage, tra l'altro, perché l'attrezzatura dove sta? Comunque, il discorso di base è che, a cui volevo arrivare, che cosa è successo? C'è stata la pandemia, con la pandemia tutto chiuso. Da là abbiamo deciso di trasferirci. Ci siamo trasferiti, hanno riaperto un pochetto. Io stavo in preparazione. Ho fatto la gara alle British Finals. Terzo posto, è andato bene, eccetera. Finisce, iniziamo a goderci un po' di vita. Lockdown di nuovo. Lockdown che tra alti e bassi, eccetera, è continuato praticamente fino a poco fa. Continuato fino a quando non sto di nuovo in preparazione. Quindi in questa preparazione sono praticamente dal 2019 che io non vivo, tra virgolette, normalmente, passami il termine, un rapporto che ho stabilito, che abbiamo stabilito con Giorgia da quando ci siamo messi insieme. Cioè un rapporto in cui il bodybuilding fa parte del tutto, ma ci sono dei gradi di libertà, andare in viaggio, andare a cena fuori, cioè non viaggiamo insieme da non so quanto, a parte insomma in Inghilterra, andare a cena fuori, prenderci determinate libertà, sperimentare magari le sue ricette. Lei sta preparando il libro di Le Filles Bistrot, adesso sta in stand-by perché giustamente dice: io aspetto queste 2 settimane che tu finisci la prep perché almeno qualcuno se le mangia le cose, perché che cacchio faccio? Cioè io devo Va bene, cucinare a manetta. non c'è bisogno di tutta questa Se storia, mi tu seguo fossi ti vicino, vengo sì, perché abbiamo il mio barbiere che se prende le ricette, abbiamo quella che ci tiene il gatto che se prende le ricette, quello che ci tiene il cane che ci prende le ricette, noi gli diamo a tutti le ricette. Però serve un intervento di più. Quindi ti dico che con questa preparazione io ho intenzione in questa prossima off-season di, te la dico brutta, non fare più la dieta. In realtà che non è che non faccio più la dieta. Però voglio tornare a quello che era il bodybuilding quando è nato, ossia allenamento maniacale, quindi tempo di warm-up, riscaldamento, tempo da dedicare in sala, cooldown, mobilità. Ho intenzione di approfondire, anche grazie all'aiuto di Gabriele Trapani, tutto un discorso di allenamento cardiovascolare, allenamento HIIT. Farò delle interviste anche a Strongman,
che logicamente hanno tutta questa alta componente di adattamento, quindi inserirò altre skill all'interno della programmazione. Insomma, un discorso di allenamento portato in maniera un po' più intensa, perché sto alleviando il carico di lavoro in generale, perché con l'azienda stiamo assumendo un sacco di dipendenti e quindi sto delegando tanto lavoro, quindi ci avrò proprio più tempo fisico da potermi dedicare e più tempo per il coaching, quindi fortunatamente potrò prendere anche altri atleti, che è una cosa che a me piace tantissimo, il coaching, piace seguire, eccetera. E da un punto di vista alimentare ridurrò il tutto a seguire delle regole di dieta sana ed equilibrata, però smetto non solo di contare macros, cosa che già facevo, ma proprio di pesare il cibo. Io non peserò più il cibo, cioè Sei troppo esperto per non pesare il cibo, in qualche ad modo. occhio ovviamente mi arrangerò una bowl e quello, cioè come una Lo persona fai pure con normale. tanto tempo che a occhio rimani entro il Ma 5-10% giustamente, della per esempio, media. quando sei piccolo che ti fai la tazza dei cereali, tu ti fai una tazza dei cereali, cioè non è che ti fai un giorno 200 grammi, un giorno 30, più o meno è sempre quello, per la legge dei grandi numeri, poi tutto. Quindi l'esempio che voglio portare è questo: pranzo Certo. e cena, Giorgia cucina, io non devo sapere niente. Lei prepara, io voglio sedermi a tavola, che c'è da mangiare? Ah, e godermi. Se ho più fame mangio di più, mi aggiungo dei bagel, un po' di pane, mi faccio un dolcetto, eccetera, mi faccio un pre-nanna. Se non ho fame non mi sforzo, quindi voglio abbandonare anche tutto un concetto di force feeding in generale, o comunque forzare un minimo però in base a come mi sento e a quello che mi Certo. richiede l'allenamento. Beh, la digestione è quello che regolerà quanto farà il force Bravo, feeding. Certo. bravo, esatto. E insomma, stabilirò delle regole di base, però quello che voglio portare come concetto sostanziale, il timing dei nutrienti, quindi ovviamente c'è un pre-workout un po' più ponderato perché devo allenarmi, quindi non posso mettermi a mangiare il cazzo che mi pare prima dell'allenamento e poi stare male No, in sala. certo. Post-workout sarà prevalentemente glucidico, proteine tendenzialmente basse, molte proteine di origine vegetale, integrerò con essenziali, quindi generalmente, però anche là senza pesare, gli essenziali ce li metto per avere comunque quell'input a livello di proteosintesi in generale. Molto pesce, carne grass-fed, quindi pollo molto molto ridotto, anche perché ormai sono un po' saturo. Comunque questo è il piano generale. Perché dico questo? Perché da una parte voglio far vedere anche a me stesso quanto se non, cioè l'allenamento sia il caposaldo e se non hai ambizioni agonistiche di alto livello puoi ottenere grandissimi risultati con un approccio all'alimentazione sano anche da un punto di vista psicologico, cioè sano a 360, perché per me un sedentario, un amatore, uno che si diverte a fare bodybuilding, che non gareggia, che lo fa per passione, non dovrebbe pesare il cibo. Questa è una cosa, una conclusione a cui sono giunto. Non che sia sbagliato o che sia un atteggiamento malsano. Già calcolare macros, fit for macros, l'ho già detto, non è una cosa, io credo che sia una forma di disturbo del comportamento alimentare, soprattutto se lo fai quando vai al ristorante, cerchi di stimare, eccetera. Però di base anche pesare il cibo per me è un qualcosa che può essere di troppo. Ora, per quanto mi riguarda, a me personalmente, quello che mi chiedo è che cosa voglio io per il mio futuro, qual è la mia scala gerarchica, cosa sono le cose che mi stanno dando del bodybuilding e cosa le cose che mi stanno togliendo. E credo, ma non ne sono sicuro perché questa è una cosa che devo provare. A me non è mai pesata l'alimentazione, ok? Non ho mai avuto il peso. Faccio quello che devo fare, non mi pesa, non ho binge, ho food focus logicamente adesso e ce l'avrò per il rebound gara, come è normale che sia perché il corpo là ti pone. Però non mi è mai pesato fare la dieta. Non sono mai stato uno che citta, che sgarra, eccetera. Però mi chiedo quanto, e credo che il pesare il cibo, cioè avere la dieta da rispettare, quindi sedermi a tavola che io mi preparo le mie cose, cioè Giorgia mi prepara le mie cose che sono diverse da quelle di Giorgia, e sapere sempre che cosa sto per mangiare, mi stia togliendo qualcosa. Io voglio sedermi a tavola del amore che c'è per cena. Ok? Nel mio rapporto matrimoniale, in quello che credo che debba essere il mio rapporto, il mio futuro, per quello che sarà il nostro nucleo, che è e che sarà il nostro nucleo familiare. Devo vedere, però anche là il discorso di come far combaciare, eccetera. Io alle persone voglio dire questo: da una parte fate una scala gerarchica, qual è il posto che occupa il bodybuilding? E generalmente io mi spero sempre che sia sempre sottostante alla famiglia, agli affetti più cari. E la seconda cosa, e ovviamente se non lo fate di professione, dovrebbe essere anche subordinato al lavoro. E la seconda cosa è:
continuate a fare qualsiasi cosa voi facciate, che sia il bodybuilding come qualsiasi altra cosa, che sia il lavoro, che sia anche i rapporti che avete con le persone, che siano d'amicizia, d'amore, eccetera, fin tanto che vi dà, questa cosa vi dà, e non quando inizia a togliervi. Quando inizia a togliervi qualcosa, fatevi due domande, iniziate a rivalutare e ribilanciare, modificate o accannate, perché niente dovrebbe togliervi nella vostra vita. Io nel corso del tempo sono giunto a concettualmente la stessa conclusione, ma la pongo in maniera un po' diversa, e cioè non in maniera discendente, che cosa è più importante, la famiglia, più che altro con grosse molle, quanto quello che fai del bodybuilding ti rende migliore nel resto. Esatto. Perché se per esempio a me allenarmi la mattina mi dà, per qualsiasi motivazione psicologica o psiche o psicanalitica o biologica a cascata, mi rende una persona più rilassata, più tranquilla nel corso del resto della giornata, allora io in quel momento della mattina devo dare al bodybuilding la priorità, perché mi aiuta a cascata ad essere un Andrea migliore nel resto del tempo. Totalmente d'accordo. Viceversa non lo farei in un altro contesto, perché andarmi a allenare alle 8 di sera, e poi anche se l'allenamento in sé sarebbe migliore, ma perché ormai sono perfettamente caldo, bla bla bla, ma poi significa tornare la sera tardi, ma poi significa svegliare la famiglia perché faccio la doccia, poi significa fare ulteriormente tardi perché devo cenare e un'altra serie di cose. In quel caso il bodybuilding toglie alla famiglia, quindi Benissimo. non può occupare quello spazio. E lo stesso discorso, per esempio, vale nel lavoro. Quando sono al lavoro, sono per conto mio, comincio la mia giornata lavorativa intorno alle 7, finisco verso le 9:30 di sera, quando sto in trasferta, mi vado ad allenare verso le 10:30 di sera in una palestra lì. E quando la mattina dopo ricomincio, torno a casa, doccia, cena, bla bla bla, dormo molto di meno di quello che dovrei, ma in virtù del fatto che mi sono allenato, la mattina alle 7, quando mi sveglia, non mi pesa andare al lavoro, perché so che mi sono allenato, ho fatto quello che dovevo fare e mi trovo meglio. E quando mi trovo da solo con me stesso, in qualche maniera dico: ok, il piano l'ho portato avanti. Quindi, paradossalmente, dormire di meno in quel momento, che probabilmente non è conduttivo di un buon bodybuilding, è però conduttivo di un miglior Andrea al lavoro, perché mi trovo meglio con me stesso, mi trovo meglio con i clienti, mi trovo meglio con i dottori e così via. Quindi due situazioni diametralmente opposte, Certo. perché il modo in cui io la vivo è questa: cosa posso fare col bodybuilding che mi rende meglio in tutto il resto? E quindi la risposta a questa domanda determina quale posto della giornata occupa il mio bodybuilding nello specifico. In un caso può essere la prima cosa, in un caso sarà l'ultima, ma in entrambi i casi ci deve essere qualche cosa. E un altro esempio che ho avuto è stato quando mi sono trasferito qui per la prima volta, per esempio. Io ho vissuto lontano da mia moglie per un anno, separati, non separati, nel senso non andavamo d'accordo, separati, nel senso lei era in Italia, io ero qui, e letteralmente non parlavo la lingua, stavo imparando un altro mestiere, era tutto ostile, diverso, il cultural shock era notevole. Ho ritrovato nella palestra e nelle tante piccole cose della palestra una specie di seconda casa dove poter andare, stabilire contatti umani e sociali, e in qualche maniera risentirmi di nuovo come se non me ne fossi mai andato da nessun'altra parte. Quello è stato fondamentale. In quel frangente il bodybuilding era tutta la mia vita. Il lavoro era ancillare al bodybuilding, ma in quel momento, parliamo di 11 anni fa, ero da solo, letteralmente da Certo. solo, e di conseguenza occupava ben altro spazio. Sì, direi che questo è il modo in cui poi io ho vissuto il concetto del bodybuilding come arricchimento di quello che c'è intorno, non dargli una Bello. posizione a priori in cui è terzo. Devo Certo. dire primo la famiglia perché altrimenti sembri un brutto essere umano, devi dire secondo al lavoro perché altrimenti sembri uno scansafatiche, e quindi il bodybuilding è terzo. No, no. Il bodybuilding può essere il primo, il secondo e il terzo a seconda di cosa mi renda migliore. Certo. Certo, se mi rende come migliore come marito, migliore come marito raramente lo fa, secondo mia moglie. Come padre, anche se in quel caso purtroppo non funziona bene, sono un papà orrendo io. No, E sei sì, meraviglioso, sei meraviglioso. no, magari. Sta in una fase in cui ancora non ho preso le distanze. Me la sono ritrovata che è tornata da 2 mesi dall'Italia e mi sono ritrovato praticamente un alieno in casa.
fa cose che io non sapevo nemmeno potesse fare, dice cose che io non sapevo nemmeno potesse dire e non riesco a Stai prendere. al lavoro. No, non è quello, semplicemente, che non, si sta creando la sua personalità e io non riesco a stare al passo. Dai, insomma, sei Questo è tutto. meraviglioso. Quando parli di Ginevra ci si scioglie il cuore, me Giorgia, ti giuro. Meno male. Quando non ti mando le foto per sbaglio, quelle non me le dimenticherò mai. Tra l'altro. Senti, Andre, e allora io devo andare ad allenarmi. Direi che abbiamo fatto dei punti molto interessanti. E ti ringrazio per gli interventi come sempre. E come solito riorganizziamola presto perché tanto sono Va sicuro che i bene. ragazzi apprezzeranno tantissimo. Possiamo finire una cosa off record? Certo, No, scherzi, vai. off record però. Vai. Ah, ok, perfetto. Allora, ringraziamo tutti quanti e niente, ci vediamo alla prossima. Va benissimo, quando vuoi.